Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xiudea e oggi ragazzi abbiamo un po' di cose interessantissime di cui parlare relative all'inizio della nuova season numero 7 di Fortnite. Ragazzi, lo sappiamo tutti, oramai siamo entrati nello sgocciolamento degli ultimi giorni di questa season 6, le settimane sono tutte completate, mi raccomando di aver preso tutte le missioni e tutte le stelle segrete e soprattutto gli stendardi che vi rimangono per tutte le prossime season del Battle Royale. E ragazzi, oramai ci avviciniamo davvero a quella che sembrerà essere una season quasi totalmente dedicata alla neve e al ghiaccio. Quindi ragazzi, nel video di oggi esamineremo bene di nuovo la tempesta, come si è modificata, che cosa sta per succedere, vedremo dei file di gioco interessantissimi e parleremo di una curiosità molto particolare che è stata trovata in Save the World e che potrebbe essere connessa con il nostro Battle Royale. Quindi ragazzi, prima di addentrarci come faine norvegesi insieme ai salmoni nei nuovi argomenti, vi ricordo un bel pollicione in su, non ve lo dimenticate, iscrivetevi in tantissimi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le news, i leaks e le curiosità di Fortnite. Ma prima ragazzi, la domanda, io ve la faccio sempre, la domanda, voglio sapere i vostri commenti qui sotto, ragazzi, ed è molto molto semplice. Oramai siamo arrivati alla fine della season, a che livello stagionale siete? Io sono arrivato al livello 95, spero di fare l'ultimo balzo per arrivare a livello 100 e quindi finalmente per la prima volta raggiungere il top per questa season. Quindi ragazzi, cominciamo subito e andiamo a vedere un'immagine che ovviamente non è pronta perché il sottoscritto si è dimenticato di mettere una cosa nei setting. Datemi solo un set ondo, mi sono dimenticato di impostare il tasto. Eccola qua ragazzi, questa ragazzi è la prima immagine che abbiamo visto un po' di giorni fa, che è proprio la scoperta della neve, della tempesta, indicativamente un paio di settimane fa, 10 giorni. Come vedete ragazzi, era là, si vedeva piccolissima dietro al laboratorio della latrina. Andando poi avanti si è capito essere appunto una tormenta, perché come vedete si è ingrandita e sono davvero delle nuvole. Ma ragazzi, quello che voglio farvi vedere è proprio tutto il percorso della neve. Ragazzi, è stata scoperta per la precisione il 17 novembre. Oggi siamo a fine mese, al 30 se non ricordo male, e come vedete, guardate nei giorni come si è modificata e come si è avvicinata sempre di più. Dal 20 al 24 è veramente cambiata tantissimo, ma se guardiamo bene dal 24 al 28 si capisce benissimo che qualcosa sta per incombere nella mappa di Fortnite. Lo abbiamo anche visto nei codici di gioco e insomma la cosa che ci chiediamo tutti e che vi ho già chiesto è: ma secondo voi è una tempesta di neve o è una tempesta di ghiaccio? La soluzione ce l'abbiamo a portata di mano ragazzi, perché qualcuno è riuscito ad andarci così vicino da notare questa cosa. E voi dite: signore, ma che cacchio stiamo notando qua? Raga, guardate, mi si taglia il dito, guardate là in basso, vedete nella parte più in basso che ci sono delle specie di strisce un po' più solide? Beh ragazzi, vi posso confermare che quelli sono questi, sono praticamente, non è uno stronzo, sono degli iceberg ragazzi, sono degli iceberg. Come vedete la parte, i puntini di ghiaccio che ricoprono questo iceberg sono assolutamente evidenti e quindi è confermata ragazzi che insieme alla neve arriverà anche del ghiaccio. Staremo a vedere ragazzi se avrà un impatto fondamentale sulla mappa e quindi una modifica permanente, come è successo nella season 5 per il deserto. Ci può stare ragazzi, ci può stare che nella season 7 la mappa cambi ulteriormente in maniera permanente con la neve. Ma ragazzi, ovviamente le cose relative a neve e ghiaccio non sono finite, perché intanto
Intanto ragazzi, permettetemi di ringraziarvi per i regali che mi avete fatto in questi giorni su Fortnite. Questa skin è un esempio, me l'ha regalata il Pippo, ma ci sono anche il Dadolix e Stepnon che mi hanno regalato due balletti. Grazie di cuore ragazzi, posso divertirmi anche io con i balletti. Ma guardate ragazzi, Sgadan, è stata recuperata nei file di gioco un'immagine che si chiama Snowball, che vorrebbe dire ovviamente palla di neve. Non credo che questo sia un fiocco di neve, credo che questo sia un nuovo oggetto probabilmente disponibile nel pass battaglia della season 7. E sapete che cosa immagino? Che potrebbe essere una nuova versione del pomodoro. Avrebbe assolutamente senso. Sapete, il pomodoro, quello che lanci, hai presente che ce ne sono due, c'è quello normale e poi c'è quello elegante. Secondo me nel pass battaglia della season 7 uno slot sarà occupato da questa palla di neve, che così per divertimento potremo lanciare ai nostri nemici e fare appunto a battaglia di palle di neve. Ma andiamo avanti ragazzi e vediamo un'altra cosa interessantissima, che è praticamente questo quadratino dentro la tempesta. Anche qui ragazzi, i data miner si superano e riescono a recuperare dei file incredibili. Secondo me sapete che cos'è quel quadratino? Esatto ragazzi, esatto, l'avevamo già visto nel video di ieri, però in maniera un pochettino più spartana, mentre oggi ragazzi sappiamo che quel quadratino non è altro che questo piccolo fortino. Ragazzi, non sappiamo perché ci sia nella tempesta di neve, abbiamo ipotizzato che molto probabilmente si potrebbe trattare di una parte del nuovo castello di ghiaccio che potrebbe andare a far parte della nuova mappa. E queste sono immagini che non mentono ragazzi, sono parte dei file di gioco. Come vedete nella prima riga in alto, il pacchetto si chiama Fort Low, e quindi ragazzi, cioè Fort Low vuol dire parte bassa del castello, se voleste saperlo in italiano. E quindi ragazzi, è molto molto probabile che sia il nuovo castello in arrivo su Fortnite. Probabilmente potrebbe tornare il Ragnarok nella storyline della season 7. Non sappiamo niente, ho sentito alcuni data miner e alcuni youtuber stranieri che parlavano di un possibile ricollegamento del Ragnarok, che quindi non avrebbe ancora finito la sua missione. Staremo ovviamente a vedere. Questo non fa altro che aumentare il nostro hype per la season 7. Ma andiamo avanti ragazzi, e volevo farvi vedere questa cosa che è allucinante. Questa ragazzi è la cosa più interessante di questo video. Come vedete sono delle stringhe di codice recuperate nei file di gioco, e guardate la prima riga: Destroy Tilted Tower. Ragazzi, questo è una parte di codice relativo alla distruzione di pinnacoli pendenti. Non sappiamo nulla, perché veramente ci sono idee più svariate, non riesco a capire neanche io sinceramente, come altre persone insieme a me, che significato abbia questa cosa. C'è da dire però che è presente nei file di gioco, quindi probabilmente ragazzi succederà qualcosa a pinnacoli pendenti. Ovviamente appena ne saprò di più non mancherò di aggiornarvi su quello che potrebbe succedere. Come vedete ragazzi, destroy walls, quindi si distruggeranno i muri, si distruggeranno le strutture. Non sappiamo nulla, è una roba incredibile. E per chiudere ragazzi, questo è interessantissimo: il rift viola trovato in Save the World. Come sapete ragazzi, non è la prima volta che Salva il Mondo ha delle cose che vanno a fare un crossover con il nostro Battle Royale. Vedi ad esempio l'evento del razzo nella season 4, che ci fu sia su Save the World e poi trasportato su Battle Royale. Questo ragazzi è un nuovo rift viola che potrebbe essere nuovamente collegato al cubo. L'abbiamo trovato così per caso, non sappiamo se ci sia un crossover, ma voglio
chiedervi se secondo voi ci sarà un collegamento invece con il nostro Battle Royale con il cubo e perché questo Rift viola invece che essere azzurro come quello permanente che abbiamo nella nostra mappa di Battle Royale. Beh ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, le news per oggi sono finite, vi ringrazio tantissimo per averlo guardato, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo presto, ciao!